Ringraziamo il professor Colin Crouch che ci ha onorato, è proprio il caso di dirlo, della sua presenza, ed è un modo, credo, molto bello per chiudere questo modulo, perché abbiamo spaziato veramente tanto in questi due giorni. Abbiamo cominciato con la finanza, siamo andati all'antica Grecia, l'esperienza della democrazia ateniese, sempre ritrovando tanti legami, tanti nessi con la nostra contemporaneità. E ieri pomeriggio abbiamo fatto un tuffo nella soggettività giovanile, e quindi insomma stiamo veramente cercando di scavare in questo nesso tra discipline diverse, ma sempre avendo come tema questa nostra attualità molto difficile da interpretare, molto difficile da vivere. Ecco, il professor Colin Crouch, credo che lo conosciate tutti di fama, in Italia ha avuto grande notorietà con il suo libro più noto forse, anche se non è il più recente, che è stato tradotto in italiano, La postdemocrazia. Tra l'altro mi diceva il professor Crouch che è un libro che è uscito prima in italiano, e quindi anche questo insomma è diciamo, forse anche un po' motivo d'orgoglio da parte nostra, perché insomma certe volte insomma su temi diciamo molto significativi insomma marchiamo anche una presenza significativa. Il professor Colin Crouch è docente di governance e public management all'Università di Coventry, ma mi diceva che adesso è in pensione. Sì. In pensione come vanno in pensione i grandi intellettuali, i grandi studiosi, cioè quando vanno in pensione lavorano più di prima, perché si dedicano ad approfondire con sempre maggior tenacia, sempre maggior forza i temi che hanno caratterizzato la loro vita accademica, il loro impegno. Ecco, il tema che abbiamo scelto per la giornata di oggi è la democrazia e il potere dei giganti economici. È un titolo, oltre che molto attuale, molto significativo, che riprende in maniera abbastanza esplicita, credo, l'ultimo libro del professor Crouch, che è stato pubblicato anche in italiano dalla Terza, è uscito pochi mesi fa, ed è intitolato Il potere dei giganti. Ecco, io do subito la parola al professor Crouch, così non perdiamo altro tempo con le mie parole. Chiedo solo di tenere molto vicino il microfono, perché registriamo e mettiamo la registrazione a disposizione di un pubblico più vasto di quello che c'è in platea. Ecco, grazie. Grazie per l'invito di arrivare qui oggi, e grazie per la vostra presenza una domenica mattina, non è tanto facile arrivare a lezioni. Sono arrivati ieri a Milano e mi sembrava che era carnevale, questo è carnevale qualche giorno dopo, ho detto troppo tardi, ma forse questo è il cattolismo attuale. Italiano che è Ambrosiano. Milanese, questo è tipico milanese. Grazie per la spiegazione. pensare al quarto secolo, pensare al quarto secolo. Grazie. San Ambrogio. Allora. Oggi si discute del potere e i problemi del controllo del potere. No, abbiamo bisogno del potere. Senza potere non possiamo fare niente, non possiamo fare niente nella politica, sia nell'economia, negli altri aspetti della vita. Serve il potere.
ma il potere è sempre pericoloso, c'è sempre il rischio dell'abuso nelle mani di chi ha il potere. Allora abbiamo sempre regole sull'uso del potere. È molto importante per una società democratica, per una società veramente civile, che ci siano controlli sull'uso del potere. Ci sono nella società moderna, questo è ovvio, due tipi principali del potere: il potere economico e il potere politico. Lo Stato e il mercato. Fino a 200 secoli fa, avremmo, o forse fino a un secolo fa, abbiamo detto anche la religione, e forse 2 o 3 secoli fa abbiamo detto politico e religione, e forse non l'economia. Ma oggi il potere della religione, almeno in Europa, scende. E abbiamo questi due, rimangono questi due grandi tipi del potere. E hanno sempre, tutti e due, bisogno di regole. Per il potere politico abbiamo inizialmente la legge, l'idea dello Stato sotto legge, il Rechtsstaat nella lingua tedesca, l'idea che lo Stato stesso, benché sia il figlio della legge, è anche suddetto sotto la legge, e lo Stato, il governo deve obbedire la legge. Secondamente abbiamo nei società moderni la legge della democrazia. La legge e la democrazia non sono la stessa cosa. È possibile di avere uno Stato sotto legge che non sia democratico, e anche sarebbe possibile una democrazia senza leggi. Questo è uno Stato molto pericoloso, ma esiste. Allora, vediamo legge e democrazia per controllare l'uso del potere politico. Per il potere economico abbiamo anche la legge, il mercato, il vero mercato, il mercato vero non può esistere senza la legge. La legge rende possibile il mercato, perché il mercato non esiste nello stato di natura. Ma anche ci servono regole per assicurare che le regole del mercato sono a posto. Il mercato stesso, dopo che è costruito sotto la legge, il mercato controlla il potere economico, perché in un mercato, un'economia del mercato perfetto o quasi perfetto, non è possibile di usare il potere senza che esistono clienti che vogliono i prodotti. Serve sempre offerta e domanda, servono anche per il mercato, servono molte imprese. È importante che sia facile per nuove imprese entrino nel mercato. Anche è importante che imprese che falliscono escono dal mercato. Queste regole, se esistono queste regole, il mercato controlla benissimo l'uso del potere economico. Se discutiamo la religione, abbiamo anche altre questioni interessanti. Le persone della religione sono sempre sotto controlli specifici sul comportamento. Comportamento. Nel caso della Chiesa cattolica, queste le regole sul celibato, ma anche sono sempre regole che i preti devono comportarsi in un certo modo che controlla l'uso del suo ruolo nella società. Queste regole, anche le regole nel mercato e nella politica, possono
usare abusivo, ma esistono queste regole. Ma se concentriamo sull'economia e la politica, non la religione, le regole di tutti e due sono da sé insufficienti. La democrazia va bene per certi tipi di decisioni, grandi questioni. La democrazia a livello dello Stato-Nazione, a livello locale è una cosa diversa, ma la democrazia non fa bene per fare decisioni piccole per la vita. E solo grandi, questioni brutte, quasi brutte forse. E anche c'è sempre un problema della corruzione e dell'abuso della posizione, perché la democrazia non può controllare bene il comportamento del mondo politico. No, no, il popolo non si interessa tanto nella politica, c'è una mancanza della trasparenza sempre, e dove c'è potere politico c'è sempre, anche democratico, c'è sempre il problema dell'abuso, della corruzione, e se c'è una concentrazione di grandi poteri in poche mani, c'è sempre problemi di abusi grandissimi della democrazia stessa. So, e vediamo nel caso dell'Unione Sovietica che cosa succede quando tutto va allo Stato, quando c'è un discorso che dice che lo Stato rappresenta la volontà del popolo, più potere allo Stato vuol dire più potere al popolo. Questo non è vero. Abbiamo visto la tragedia di questo sistema. Allora, la democrazia è insufficiente. Abbiamo bisogno dell'economia del mercato con la democrazia. Abbiamo bisogno di tutti e due insieme. Ma il mercato da sé è anche insufficiente per i bisogni umani, perché il mercato ha un problema, non è possibile di realizzare beni comuni nel mercato, è impossibile per definizione. E anche ci sono sempre questi fattori esterni, i cosiddetti externalities. Nello scambio economico si includono certe cose, ma c'è sempre qualcosa di importante che sono escluse. Il problema dell'inquinamento. Il rapporto tra domanda e offerta per beni non include i problemi dell'inquinamento prodotto dalla parte dell'attività. Per questo l'inquinamento prodotto dalla parte dell'impresa non entra nei costi dell'impresa e non entra nei costi dei consumatori. È un problema pubblico creato dalla parte dell'attività del mercato. Il mercato da sé, senza intervenzioni dello Stato, il mercato da sé non può fare niente sul problema di inquinamento. Anche altre externalities, per esempio, in un mercato normale fa esperienza periodi di grande instabilità. Una cosa che sia possibile, un mercato veramente puro, non arriverebbero disturbi inaspettati. No? Ma questa teoria non funziona. Ci sono sempre eventi inaspettati. E in questo caso crea il mercato problemi di insicurezza, incertezza nella vita del popolo. E oggi ci vediamo dappertutto.
E questo è un'externality, una cosa esterna del mercato stesso. Il mercato stesso non può risolvere questo problema dell'incertezza, ansiosità, ma se un mercato, un'economia solamente del mercato non può risolvere questo problema. Allora, tutti e due, lo Stato, democrazia, economia, mercato, non possono da sé risolvere tutti i nostri problemi, abbiamo bisogno di tutti. Anche c'è un altro problema dell'economia, e questo è, serve sempre la concorrenza. Concorrenza è la vita, è la sangue dell'economia. È nel processo della concorrenza che abbiamo nuovi prodotti, prezzi, beni, anche per la concorrenza che evitiamo problemi della concentrazione del potere economico. Ma nello Stato, senza un'intervenzione, i risultati della concorrenza è un'assenza della concorrenza. Perché in una concorrenza, un processo di concorrenza, ci sono imprese che vincono e anche altri che falliscono. Le imprese che vincono rimangono senza concorrenza. Perché questo è il risultato della concorrenza, è la fine della concorrenza. Questo rende molti problemi per la politica economica, perché è come è possibile di assicurare una continuità della concorrenza se i risultati della concorrenza sono sempre l'assenza della concorrenza. Questo è un problema per la legge sull'antitrust e sulla concorrenza, the competition authorities. Questo è, ma se è sempre un problema, se abbiamo questa un'economia dei vincitori, arriviamo dove il mercato non è più un mercato vero, puro, secondo la teoria degli economisti, secondo i modelli matematici. I modelli matematici della teoria economica e anche la teoria politica che derivano da questa teoria economica hanno bisogno di una concorrenza continua. Quando abbiamo grandissime imprese che non sono totalmente controllate dalla parte del mercato, abbiamo una nuova situazione. Abbiamo un fenomeno nell'economia che ci sono due tipi di attività nell'economia. C'è il mercato puro, che esiste in molti settori, e l'economia, il mercato dei grandi, il mercato dei grandi imprese monopolistiche. Questo rende una terza forza. Abbiamo politica, economia, mercato e grandi imprese. Tutti e due, l'economia e la politica, sono insufficienti da sé, abbiamo bisogno di tutti e due. Ma anche c'è un altro problema, anche più grande di questi problemi dei settori da sé, gli stessi. Questo è il problema che se arriva una miscela tra potere economico e potere politico, abbiamo una crisi potenziale della democrazia e dell'economia del mercato. Perché tutti e due, le teorie della democrazia e le teorie del mercato, hanno bisogno di un certo livello della separazione tra i due mondi. Secondo la teoria democratica, una teoria molto irrealistica, ma non è teoria realistica, ma è una teoria molto importante, c'è un voto per una persona.
C'è un certo uguaglianza formale della democrazia, che è molto molto importante. Tutte le regole delle elezioni sono basate su questo fantasma dell'uguaglianza politica. Se è possibile che il potere economico si usi nel campo politico dopo un certo livello, c'è una crisi per la democrazia, perché un uso dei grandi poteri economici nella politica è un abuso di questo regola della democrazia, una persona, un voto, questa uguaglianza formale. Anche nella teoria liberale dell'economia è importante che lo Stato si restringe alla manutenzione delle regole del mercato e forse intervenzioni per assicurare la concorrenza, e dopo questo punto serve una separazione. Questo la argomentazione fondamentale della teoria di Adam Smith era che una separazione tra uomo di business e i politici. Allora, tutte e due queste teorie, che sono alla base della nostra vita comune, teoria dell'economia, del mercato, teoria della democrazia, hanno questo bisogno di questa separazione. Ma questa separazione non esiste. Tutte queste regole fondamentali dell'economia e della vita politica non possono funzionare, perché c'è sempre una miscela tra potere economico e potere politico. Questo è un problema fondamentale della società democratica avanzata. Perché, benché i metodi dell'economia e la politica siano diverse, si possono convertirsi l'una in l'altra. È possibile di usare modi economici, la moneta, nella politica, questo è chiaro. È possibile anche di usare il politico per avere vantaggi economici nella vita dei politici individuali. È troppo facile di fare una conversione tra politico, economico, politico e potere politico. Negli anni recenti abbiamo visto in Italia un caso molto eccezionale di questa fusione, una fusione tra politica e economica in una persona, in un uomo. Questi, nel mondo in generale, questo non è tanto eccezionale, è spesso il caso nel terzo mondo che un grande uomo che arriva molto ricco, sia inizialmente nell'economia sia nella politica, dopo un certo punto c'è una fusione e poi un controllo su tutto un sistema di una società. Il caso Berlusconi è anomale perché succede in una società e una democrazia molto avanzata. Ma il caso Berlusconi è un caso estremo, non è un'eccezione in sé, perché questo processo di una fusione tra potere politico e potere economico succede in altre società, altro paese. È un caso estremo, ma non totalmente da sé. Abbiamo visto un caso più grande, più importante di questa fusione, nella deregolazione del sistema finanziario mondiale, che ha quasi rotto il mondo cinque anni fa. La crisi economica è cominciato quando
è prigione delle grandi banche americane. Non hanno influenzato il governo degli Stati Uniti, ma sono entrati nel governo degli Stati Uniti e hanno abolito le regole che hanno controllato e ristretto il comportamento delle banche dagli anni 30. Questo è un processo di deregolazione dove le persone della banca sono entrate nel governo, hanno fatto regole per le banche e poi sono rientrate nella banca. E arrivano e escono. E questo concetto americano di revolving doors. Entrano tra impresa, governo, impresa. E questo processo ha prodotto la deregolazione del sistema finanziario che ha rotto la mano. Questo è il più grande caso Berlusconi, perché ha influenzato tutto il mondo. Ma questo ancora è un uso del potere economico nel governo. Ha fatto un disastro. Il settore finanziario è un caso speciale perché le finanze sono tanto fondamentali che tutte le attività. Ma ci sono anche altri settori dell'economia che possono avere un ruolo politico troppo grande, che disturbano i rapporti tra politica e economia. La stampa è un esempio ovvioso, perché la stampa è un attore, è parte dell'economia, ma è anche un attore politico. Abbiamo un caso nel mio paese, questi mesi, di abusi da parte della grande impresa News International, l'impresa di Rupert Murdoch, che controlla una gran parte della stampa britannica, anche di TV di satelliti, che hanno un'impresa che hanno corrotto la polizia, che hanno una parola italiana per hacking. Hanno intervenuto nelle cellulari per scoprire i segreti di persone. Hanno fatto un abuso molto terribile. E il governo dice, forse sarebbe fare qualcosa sul ruolo della stampa, ma forse sarebbe meglio che la stampa stessa fanno questi controlli. Perché hanno paura dell'influenza politica della stampa. Il settore dell'energia è sempre un settore economico che ha un ruolo troppo grande nella politica, perché è un settore, il petrolio per esempio, è un settore dove è importante che le imprese siano grandissime. E anche è un sono imprese monopolistiche. È un settore controverso, perché ci sono problemi creati dalla parte dell'uso dell'energia. E anche un settore che si trova in parti del mondo difficili. La politica, le imprese nel settore dell'energia hanno spesso, per esempio negli Stati Uniti, nella casa di Russia, hanno un ruolo politico molto più grande che è possibile in una vera democrazia o in una vera economia del mercato. Ci sono molti, ci sono altri settori dove non esiste questo problema, ma ci sono settori particolari dove c'è la possibilità di una miscela totale tra potere economico e potere politico esiste. Fondamentale molti di questi problemi è il fatto che era una grande questione nel caso della crisi. Il problema delle banche.
questo mantra che i banchi, le banche sono too big to fail, troppo grandi da fallire. Questo vuol dire che se fallisce una, due, tre banche, sarebbe una crisi del sistema, una crisi sistematica. In un'economia del mercato vero, non è possibile che il fallimento di una, due, tre imprese può creare problemi del sistema. Perché secondo la teoria economica ci sono molte imprese. Ho detto che è importante che le imprese possano uscire dal mercato senza causare una crisi. Se una banca fallisce, va bene, ci sono altri. Un altro fallisce, ci sono altri. Questa è una vera economia del mercato. Ma se ci sono imprese che sono tanti grandi, che non è possibile che il sistema politico accetti che un crollo sia possibile, questa non è una vera economia del mercato, è il mercato politico, è troppo politico. E questo è successo nel caso della finanza, e anche in altri casi ci sono queste grandissime imprese, e tutto un settore in un paese dipende da un piccolo gruppo di imprese. Questo vuol dire sempre che queste imprese hanno un'influenza politica troppo grande. E ci sono anche problemi questi problemi sono rinforzati per il processo della globalizzazione, che rende possibile che le imprese dicano ai governi non piacciono le sue regole, non piace le sue tasse, se si continua questa politica ce ne andiamo. Questa è una minaccia. Tutti i governi hanno bisogno di investimenti, della presenza di queste grandi imprese per fare le occupazioni, il lavoro e consumo. Allora, ci sono problemi. Cioè, che le regole, le assunzioni fondamentali del nostro sistema politico, del nostro sistema economico, non funzionano. Questo crea problemi. E vediamo questi problemi, le conseguenze. Cioè, oggi c'è una diseguaglianza crescente in quasi tutti i paesi avanzati. Particolarmente negli Stati Uniti, dove è arrivata una crisi, ma dappertutto c'è una crescente diseguaglianza. Questo è arrivato a un punto dove il Fondo Monetario Internazionale e anche l'OCSE, normalmente tutti e due istituzioni neoliberiste, hanno dato in questi mesi avvertimenti. Il livello della diseguaglianza, particolarmente negli Stati Uniti, crea problemi per l'economia. E questa diseguaglianza è parzialmente un risultato di questa miscela, questa spirale viziosa di miscela tra potere politico e potere economico. Anche ci sono questi problemi, come discutiamo questa settimana. Fine settimana qui, e proprio che ci sono problemi della democrazia, problemi di diseguaglianza economica, problemi della democrazia, sono tutti due conseguenze di questa impossibilità che possiamo controllare i rapporti tra politica e economia. Ma no, non abbiamo mai, fortunatamente, una fine della storia. Quando c'è un'azione, c'è sempre una reazione. È molto interessante che vediamo oggi protesti, movimenti, organizzazioni che disputano questa situazione. Cioè, perché ho discusso, ho detto che abbiamo
un trilaterale stato marcato, grandi imprese. Ma infatti c'è una quarta forza, una quarta fonte del potere, e questa è la società civile, cittadini organizzati, non solo nei protesti, ma anche ci sono molte organizzazioni stabili, per esempio nella protezione della natura, anche chiese, istituzioni che non sono normalmente organizzazioni del protesta, ma che disputano questo, le conseguenze o certi tra le conseguenze di questa miscela del potere economico e politico. Vediamo, per me ci sono, c'è un insieme, i protesti e i problemi delle queste altre organizzazioni sono tutti parti di una reazione della parte della società civile contro questi sviluppi. E vedo che in questa serie, in aprile, arriva mia amica Donatella Della Porta che discute con voi l'organizzazione della società civile, partecipazioni e movimenti. Questo è già sull'ordine del giorno del vostro seminario. Serve che discutiamo un po' la possibilità di questa società, azioni della parte della società civile, che è qualcosa un po' diverso dai partiti. I partiti politici hanno un ruolo interessante, non credo. Ci sono protagonisti della società civile che si vedono contro i partiti, sono alternativi. Per me è più complicato, per me i partiti possono agire come legami tra lo Stato e il mondo del governo e la società civile. È possibile che non lo fanno. È possibile che i partiti spariscano nel mondo del governo, nel mondo totalmente dello Stato, in un ambiente autoreferenziale. Questo è un pericolo per tutte le democrazie. Ma è anche possibile che i partiti ritengano o scoprono ancora i bisogni di legami forti con le società civili. In questo caso i partiti possono fare un lavoro molto importante per risolvere questi problemi. Ma per qualche minuto vorrei discutere il ruolo della società, questi movimenti della società civile. Ho detto che tutte le forme del potere hanno bisogno di controllo, perché c'è sempre possibilità di abuso. Nessuno tra noi merita la fiducia totale della nostra società. Siamo tutti sospetti. E questo è importante. Questo spiega perché abbiamo regole nella politica, nell'economia, ma anche per la società civile. Perché i movimenti, i gruppi, le organizzazioni della società civile non hanno controlli particolari. C'è la legge generale contro violenza, contro disordine, ma normalmente la società esiste fuori regole. È importante che esista così, ma questo vuol dire che è importante che non arriva troppo potente. C'è un problema dei movimenti della società civile, che sono tanti deboli. Come possiamo combattere Amazon, Google, le grandi imprese con queste risorse quasi inesistenti? Ma infatti
è importante che non arrivino troppo potenti. Se possiamo immaginare una società dove lo Stato e il mercato siano tutti e due molto deboli, ma le organizzazioni della società civili senza regole sono molto, molto importanti. Queste società esistono, sono società della mafia, perché è possibile per i movimenti, le organizzazioni della società civile fuori dell'economia, fuori del mercato, dello Stato, anche di essere, di divenire abusivi. No, è importante che non arrivano troppo potenti, ma se esistono come movimenti con una certa capacità di mobilizzarsi, possono fare un lavoro molto molto importante in società come i nostri, dove abbiamo questo problema di rapporti tra economia e le politiche. E vediamo sviluppi molto interessanti. Vorrei concludere con una discussione di uno sviluppo particolare di questo tipo. E questo è il caso del cosiddetto responsabilità sociale delle imprese, della corporazione, la corporate social responsibility in inglese. E secondo questo modello, le grandi imprese accettino che abbiano responsabilità di comportarsi in un modo che rispetti le altri aspetti della vita fuori del hanno, secondo la lingua economica, hanno cura della sua externality. Secondo la teoria pura dell'economia, questo non va bene. Secondo la teoria dell'economia e del mercato, le imprese hanno solo una responsabilità, e questa è di fare i redditi. Questa è la sola cosa che devono fare. Non hanno il dovere, neanche dovere, né il diritto di intervenire nella società fuori dei rapporti nel mercato. Producono e vendono e fanno redditi. Questo secondo la teoria è tutto, alfa e omega, delle regole morali delle imprese. E ci sono i problemi, dicono il problema dei doveri, questo sarebbe un confusione dei doveri, hanno doveri di fare redditi, non possono avere altri doveri, è anche un problema del diritto. Come possono le imprese un diritto di intervenire nella questione sociale? Questo è il modello classico della teoria economica e si trova tra economisti e ma è interessante di vedere che questo discorso, benché esiste ancora nella teoria economica, questo discorso non esiste più nel discorso pubblico, nel discorso politico, nel discorso delle imprese stesse. Accettano certe responsabilità, o dicono che accettano. Problemi dei danni ambientali. Oh, possiamo farlo, sì. No, possiamo controllare questo. Problemi dei sclavi, bambini, tra i sovrappaltini cinesi. Oh, possiamo risolvere da sé. E questo no, è il nostro dovere, possiamo farlo. Nel passato avrebbero detto: questo non è il nostro compito, se avete problemi con il nostro comportamento, va al governo. È il dovere del governo di fare qualcosa, di fare nuove regole. Ma non possono dire questo oggi, perché quando arriviamo al governo, troviamo le imprese tra nella Camera, sono negli uffici dei ministri, perché non c'è più questa separazione tra economia e politica, e le imprese capiscono che non possono usare questo discorso più.
è anche un trionfo del neoliberalismo e di convincere certe persone che le imprese sono sempre più competenti che i governi. Allora ci sia un problema ambientale, un problema dei sottopaltini, un problema dei pericolosi, le imprese sono le persone che possono risolvere, molto meglio che i governi. Allora le imprese hanno accettato un certo tipo di doveri che decidono loro stesso, loro stessi, e anche un certo diritto di decidere che sì, che sono i problemi che devono risolvere. Questo è uno sviluppo molto, molto ambiguo. Una parte è un'evidenza del potere delle imprese, perché assumono questo ruolo politico, dicono che possono definire i problemi sociali e possono risolvere questi problemi. Ma anche dall'altra parte dico perché questo vuol dire che accettino responsabilità, questo vuol dire che accettino, non possono evitare un discorso con il pubblico sul suo comportamento, e non possono dire più il nostro compito è solo da fare i redditi. Serve che entrino in un discorso con i gruppi nella società civile che criticano. E questo ha creato un nuovo spazio politico, uno spazio non tra partiti, non un discorso tra partiti o tra governo o opposizioni, ma tra imprese e loro critici. E questo per creare un nuovo spazio è un contributo positivo alla democrazia, secondo me. È importante che non esista questo mondo discorso tra imprese e critici fuori della politica reale. Questo perché dico che c'è un ruolo importantissimo per i partiti per fare legami tra questo nuovo spazio politico e lo spazio politico ortodosso dello Stato. Ma è un esempio come in una società vitale, una società aperta, liberale, non è possibile di chiudere il processo di dibattito. Non è possibile di creare una fusione tra politica economica e politica, potere politica, potere economica che esclude tutto il discorso. Ma quando arriva questa mission, arriva anche nuovi tipi di critica. Questo rende un po' ottimistico un mondo che altrimenti sembra molto difficile. Grazie.